Amici sportivi del Mala, è finita da qualche minuto la quarta tappa del Tour de France 2019 e il Profeta colpisce ancora una volta e per la prima volta colpisce al Tour de France. E sì, per chi sa un minimo di ciclismo, il Profeta è qui vale a dire Elia Viviani, grande Elia, che vince per la prima volta al Tour de France una tappa. Riduce il distacco da Peter Sagan nella classifica della maglia verde e ottiene un successo che vale oro per la sua carriera, perché è uno dei pochissimi corridori ad aver vinto almeno una tappa in tutti i tre grandi giri: Vuelta de España, Tour de France e Giro d'Italia. Quindi grande, grande Elia Viviani. Una cosa mi ha particolarmente colpito della tappa di oggi, dove non è successo niente, sì, c'è stata la consueta fuga a tre, poi ripresa nell'ultimo Gran Premio della Montagna, abbastanza interlocutorio, di quarta categoria, poi da lì si sono formati i treni dei velocisti, dove Viviani poi ha sprintato la grande. Allora, vi dicevo prima che una cosa che mi aveva colpito era il fatto che Alaphilippe, il leader della classifica della maglia gialla, quindi quella generale, si è spesa per la squadra, addirittura è andato in testa a tirare il trenino della Dottor Quickstep per Viviani. Quindi una cosa mi ha particolarmente colpito e mi ha fatto molto piacere, perché oltre a essere attaccato alla maglia gialla è anche attaccato alla squadra, alla maglia della propria squadra, quindi al capitano per quanto riguarda le volate. Quindi grande Alaphilippe, mi sei veramente piaciuto. Quindi la situazione delle altre maglie è praticamente immutata, quindi Alaphilippe sempre in maglia gialla, Sagan in maglia verde, ma come vi dicevo prima, Viviani riduce il distacco di 23 punti su Sagan, che ok, si ha ancora la maglia verde, però il distacco su Viviani si riduce a 23 punti. Maglia bianca, la maglia dei giovani, rimane addosso a Wout van Aert della Jumbo Visma, con sempre 20 secondi di vantaggio su Egan Bernal del team Ineos. La maglia poi sempre tenuta addosso a Tim Wellens della Lotto Soudal, con i soliti 7 punti. Tappa di domani con arrivo a Colmar, che sinceramente è una tappa molto insidiosa come la tappa di ieri. Attenzione, perché magari potrebbero esserci dei piccoli distacchi da parte di alcuni big, ma non si sa mai. Comunque, la tappa di domani, la quinta, ve la racconterò con il dopo tappa, sempre a quest'ora, ma invece la mattina ve la racconterò invece sui miei social, che vi invito a seguire perché sono sempre veramente molto interessanti, dove racconterò la planimetria e l'altimetria di una quinta tappa che veramente può rivelarci davvero tante sorprese. Intanto vi saluto per adesso, e per adesso solo per il tour è tutto. Ci vediamo domani, ancora complimenti a Elia Viviani.